Onorevole Inciullo, esordio del Crocetta Terre all'Assemblea regionale, una sua valutazione, una sua prima impressione. Ma il Presidente Crocetta ha esordito citando un proverbio africano secondo il quale dopo la notte c'è l'alba. Secondo me la notte continua e anziché ricorrere a proverbi africani noi potremmo citare uno siciliano quando si dice che chi oscuri mezzanotte non c'è nulla. Bene. In questo momento, fino a questo momento, purtroppo, la situazione per la nostra isola è così drammatica, così difficile e responsabile di questa crisi che sta attraversando la regione Sicilia, non solo è il Presidente Crocetta, ma quella maggioranza che la scorsa settimana, votandogli una fiducia, seppure limitatissima, gli ha dato la possibilità oggi di presentare questo governo. Un governo sotto tutela. Inutile negarlo perché la prima sconfitta credo che sia stata proprio questo, un governo in cui l'assessore al bilancio si presenta come il carceriere della regione Sicilia che è venuto qui a controllare i conti e a cercare di capire cosa facciamo, per cui siamo l'unica regione in Italia che è sottoposta a un duplice controllo, quello del commissario dello Stato e quello del governo centrale. Assessore del bilancio però a cui mi pare di capire non hanno dato la delega per quanto riguarda i fondi strutturali, dimenticando che l'assessore Bianchi ha fallito proprio per questo motivo, perché della cassaforte ormai vuota della regione siciliana aveva soltanto l'assessorato al bilancio e non aveva invece la possibilità di controllare e verificare sull'uso e di quelli che erano i finanziamenti strutturali che erano stati destinati alla Sicilia. Che opposizione sarà la vostra? La mia sarà come sempre un'opposizione intransigente, anche se il governatore l'ha dimenticato di dirlo, ad esempio l'ultimo provvedimento che è arrivato in aula che riguarda i forestali, che oggi con tanto entusiasmo tutti dicono di essere stato vagliato positivamente dal commissario dello Stato, porta integralmente la mia firma e non quella dell'assessore all'agricoltura, perché in commissione bilancio abbiamo riscritto interamente la manovra che era stata fatta dal governo. Se avessimo presentato quel disegno di legge così come era stato proposto, oggi il commissario dello Stato lo avrebbe sicuramente impugnato, tanto è vero che siamo stati costretti, lavorando per alcune giornate, a cambiare quel disegno di legge.